Ciao ragazzi, oggi volevo fare con voi i gnocchi con gli asparagi bianchi e i gamberoni argentina. Preparare l'impasto di gnocchi di patate ho passato 500 g di patate, poi ci facciamo una piccola fontana. Ci aggiungiamo due uova intere, un po' di noce moscata, un po' di sale, io metto dentro anche un po' di pepe, se vi piace anche a voi potete mettere un po' di pepe. E la farina. Io uso le patate rosse perché sono patate che non chiedono tanta farina. La farina va in base all'umidità della patata. Più la patata è umida e più vi assorbirà farina, per cui è una cosa un po' indicativa. Comunque, quando avete un impasto omogeneo e liscio, allora sappiate che è pronto. Lo impastiamo. Vedete che ha bisogno ancora un po' di farina? Allora basta metterne ancora un po'. Ecco. Lo impastiamo. Se c'è bisogno ancora di farina, ne mettiamo ancora un po'. Si vede ad occhio nudo, vedete che c'è bisogno ancora un po' di farina. Ecco, aiutatevi sempre con un leccapentole per tirare su l'impasto. Quando avete un impasto omogeneo e amalgamato, sarà pronto. Eccolo, vedete com'è? Omogeneo, non è né umido e né troppo secco. Ecco, questo è il nostro impasto e adesso lo lasciamo riposare. Il nostro impasto dei gnocchi adesso è pronto. Andiamo a prepararli. Si taglia un pezzo alla volta, si mette un po' di farina, si prende e si fa un piccolo salsicciotto. Logico, più lo appiattite, più diventano piccoli. Dopo sta a voi, al vostro gusto, tagliarli più grandi, tagliarli più piccoli come volete. Se li volete fare più grandi o fare più piccoli. Magari le prime volte, se siete inesperti, che non avete mai fatto l'impasto degli gnocchi, ve ne tagliate due, tre pezzi e li provate nell'acqua bollente. Se tengono, vuol dire che l'impasto che avete fatto va bene. Se invece si rompono, si sfaldano, dovete aggiungere ancora un po' di farina. Adesso abbiamo preparato le nostre strisce, andiamo a tagliarle. Potete tagliarle o dritte così o storte se volete, sempre avendo un po' di farina. Adesso prepariamo gli asparagi per il sugo che vanno sbianchiti, cioè acqua, sale, un pizzichino di latte che li rende bianchi e morbidi e mettiamo i nostri asparagi da freddo. Quando prende il bollore non devono essere cotti, devono essere croccanti, per cui quando prendono il bollore un minuto, massimo due, sono pronti. Adesso andiamo avanti con la cottura del nostro piatto.
abbiamo la guarnizione dei gamberoni interi che stanno cucinando, i nostri asparagi sono sbianchiti, i gamberi sono stati puliti, si adagiano i gamberi sul piatto così, non mettete farina, non mettete niente che non serve, lasciamo il gambero col suo sapore, gli diamo una piccola rosolatina, ricordatevi che il gambero deve rimanere sempre croccante e non troppo cotto, perché più cucina peggio è, mi raccomando, gli date una piccola girata. Adesso mettiamo i nostri asparagi cotti, sbianchiti, con i gamberi. Gli diamo una piccola giratina e mettiamo un po' di aglio e prezzemolo che ho fatto in precedenza. Perché l'aglio e il prezzemolo lo mettiamo solo dopo che abbiamo spadellato i gamberi con gli asparagi? Perché se lo mettiamo prima si brucia e prende un sapore che a noi non piace. Il nostro sughetto sta cucinando, mettiamo gli asparagi, mettiamo i gnocchi, scusate, nell'acqua bollente e salata, mi raccomando, e aspettiamo. I gnocchi sono belli da cucinare perché sono cotti quando salgono, non dovete pensare se è al dente, se non è al dente, quando salgono sono cotti. Ecco, i nostri gnocchi sono venuti a galla, guardate che belli, li prendiamo con una ramina, li mettiamo nel nostro sughetto di gamberoni argentina e asparagi bianchi. Così gli diamo una saltata. Io ci metto sempre un po' di pepe perché a me piace il pepe. Ecco, una saltata. Adesso andiamo ad impiattare il nostro piatto. Mettiamo sotto i gnocchi con gli asparagi. Vedete che comunque si forma sempre un po' di sughetto che condisce. Mettiamo i nostri gamberi. Quando tagliate gli asparagi, mi raccomando, le punte fate come ho fatto io, li dovete lasciare più grandi, vedete, che vanno di guarnizione. Ne mettete una qua, finito il piatto potete guarnirlo con due gamberi che vi siete tenuti da parte. Ecco, mettiamo un po' di olio. E buon appetito!